Buonasera, buongiorno per chi mi vede di giorno. Quest'oggi facciamo la lezione di girokinesis, quindi lo sgabello, la sedia. E per chi vuole lavorare un pochino di più, dei piccoli pesetti per le mani. Per chi vuole lavorare un po' di più, ma non esagerate con i pesetti perché si lavora molto sulla schiena. E quindi un chilo e mezzo, non di più, è quello che io consiglio. Bene, ci approcciamo, bravissime a preparare sgabello o sedia, meglio se c'è uno sgabello, ma va benissimo anche la sedia. E ci mettiamo al lavoro, forza e coraggio! Io metto un po' di musica, eh? Non so se voi la sentite, ma comunque aiuta me per essere ben concentrata. Via! Allora. Ci mettiamo bene sedute con la schiena dritta. Abbiamo le ginocchia leggermente più aperte delle nostre anche e i piedi, vedete, leggermente più avanti delle nostre ginocchia. Andiamo ad aprire bene le nostre dita dei piedi, proprio le spalanchiamo e immaginiamo di spalmare tutto il piede contro il pavimento, proprio come se lo volessimo stendere. Ancora una volta apriamo bene le dita e sentiamo il pavimento con tutto il piede, con tutte le dita. Immaginate come se voleste prendere della sabbia, ma nello stesso tempo voleste anche rilasciarla. E di nuovo apro bene le dita dei piedi, che spesso ci dimentichiamo, e rilasciamo. Andiamo a spingere i piedi dentro il pavimento, creando naturalmente uno spazio in questa zona. E spingiamo e saliamo su. E rilasciamo. È una sensazione, ovviamente non è così tanto visibile, ma si può percepire se si inizia a spingere i piedi dentro il pavimento, si può percepire questa possibilità di crescere, di salire con la schiena e con questa zona. L'ombelico si allontana dal pube, spingiamo e se lo continuiamo a fare, iniziamo anche a percepire che i glutei naturalmente si contraggono. Cosa vuol dire? Sì, sentiamo che si sono stretti, ma è una sensazione diversa rispetto all'input di strizzare i glutei. E lascio l'ultima volta su. E lascio. Adesso andiamo a fare dei cerchietti con il nostro busto, quelli che facciamo spesso da sedute, così andiamo a sciogliere tutta la nostra schiena, la colonna vertebrale. Inspiriamo in avanti ed espiriamo indietro. Cerchiamo di continuare un pochino a spingere sempre i piedi dentro il pavimento, in modo che questo cerchio che stiamo facendo possa avere sempre un po' di spazio, quindi non siamo rincalcate, ci avremmo anche poca lassità, poco movimento, poca capacità, ma siamo belle alzate. Andiamo anche dall'altra parte. Inspiriamo avanti, espiriamo indietro. È il mio sgabello che fa qualche rumorino, eh? Ora lo cambio. Eccolo, eccolo. E di nuovo cambiamo lato, inspiro e espiro indietro. E
ritorniamo al centro, scusate, veniamo dall'altra parte, così siamo belle simmetriche nel lavoro che abbiamo fatto. E adesso inspiriamo, spingiamo bene i piedi a terra, allontaniamo le cosce dalle anche, spingiamole in questa direzione, verso le ginocchia e oltre. Allunghiamo anche la zona cervicale, abbassiamo le spalle e rilasciamo ancora una volta. Creiamo la nostra migliore postura e l'ultima. Con le spalle giù, la schiena bella dritta e alta, immaginando di portare come se io volessi portare il mio codino verso il soffitto, così la zona dell'occipite si allontana da tutte le vertebre cervicali e dà spazio. E rilasciamo. Intrecciamo le dita delle mani e iniziamo a fare dei cerchi. Ah, oggi ci vogliono questi cerchi per me. Inspiro. Espira. Ok, provate a non muovere troppo il busto in questo momento, ma di fare un cerchio grande con le braccia che passano sia avanti la testa ma anche indietro. La stretta tra le dita delle mani deve essere a volerle scastrare, perché questa spinta spingerà di conseguenza lontane le spalle dal portarle su, quindi le spinge verso l'esterno. Continuiamo dall'altra parte. Inspira, espira. Cerca di fare un cerchio grande, quando vai indietro, massaggiamo bene tutta la zona scapolare e iniziamo a poter prendere più aria grazie al movimento. Cambiamo lato e adesso potete anche fare in modo che il busto si muova, ma ricordatevi di fare un movimento delle braccia ampio, più ampio che potete. Cambiamo lato. La schiena sta lavorando, soprattutto quando porto le braccia indietro. Non tenetele troppo basse. E spingi le braccia in alto il più possibile. Stenditi bene in alto. Spingi anche i piedi a terra. E apriamo le braccia. Mettiamo le mani in preghiera, stendiamo le braccia in alto, immaginiamoci proprio di poter salire spingendo i piedi a terra, di stendere ancora di più le braccia. In realtà, anche se a volte pensiamo di avere le braccia tese, non lo sono tanto, non lo sono completamente. Spingete in alto di più e apri. L'ultima volta, inspira, porta bene sulla schiena, inspira, portiamo le braccia da dietro come accarezzarci la testa e spezzando i polsi andiamo a stendere le braccia lateralmente, inspira, espira. Non andiamo avanti con la testa o con le spalle, rimaniamo belle dritte, sono le nostre mani che vanno dietro la testa. E cerchiamo di rendere più rapido il movimento, sempre con la respirazione. Spingiamo veramente i polsi fuori, in modo che le spalle rimangano sempre ben lontane dalle orecchie,
teniamo in sospensione, ma le ascelle devono spingere a terra mentre le braccia si stendono in fuori. E andiamo a fare dei piccoli cerchietti, un braccio alla volta. Immaginiamo proprio di accarezzare, come se avessimo una criniera, l'accarezziamo. Lasciamo che le braccia vadano una dopo l'altra, spingendo sempre un pochino i piedi a terra, questo sì. Lasciando andare il respiro come viene, ma respirate, date sempre un'intenzione importante all'inspirazione che farete, che facciamo dal naso sempre. Facciamo presente, non farete. Vado. Continuo. Le braccia sono un po' piegate, ma proprio ad accarezzare. Vediamo come se avessimo dei capelli da nera. Gonfi, ti dici gonfi, vai, porta indietro le tue braccia. Un po' più rapidamente, via, veloce. E rilasciamo il collo giù. Il peso del collo naturalmente porta il basso, la schiena, la zona dorsale. Fatevi portare proprio dal peso della testa. Scendi giù. Completamente. Divino con la testa. Spingiamo i piedi, saliamo una vertebra dopo l'altra, attivando l'ombelico per farlo. Facciamo in modo che le spalle non prendano tensione. Ritorniamo con la colonna vertebrale più dritta possibile, senza carezza. Iniziamo a scaldare bene la nostra schiena, le nostre braccia. Andiamo a lavorare ancora di più sulla colonna vertebrale e sui muscoli della schiena e dell'addome. Creiamo una curva bilanciata. Perché bilanciata? Perché le spalle sono sopra le altre, un tantino più avanti, ma non troppo. Spalle sopra le anche. Apriamo le gambe, spingiamole verso dietro, sempre spingiamo un po' i piedi a terra. Apriamo il petto e facciamo l'arco, arch, sempre bilanciato perché le spalle rimangono sopra le anche, quindi non andiamo indietro, ma rimaniamo belle, con la colonna bilanciata, spalle sopra le anche. E di nuovo richiudiamo le gambe, spingiamo i piedi a terra, riposizioniamo la schiena in curva, spingendo tanto, non mi dico le costole. Dentro e poi da contornare bene questo tratto lombare. Mi apro. Inspiro. Respiro, spingi i piedi, crea anche spazio. Non ti affossare, ma immagina come se qualcuno prendesse la tua pancia e la portasse sia indietro che in alto. Così si crea bene uno spazio lombare. Bilancio. Good. 2, 3. Arch. 2, 3. Good. 2, 3. Arch. 2, 3. 2, 3, 4. 2. Respingi in fuori
le ginocchia. Uno, due, tre, quattro. Due, tre, in uno. Alleghiamo un po'. Rimaniamo un momento fermi, con la schiena dritta, le braccia nei fianchi, occhi chiusi, solo ad ascoltare il nostro corpo. Chiudiamo le gambe e ci aiutiamo con le braccia e una mano, con la mano, scusate, sì, per fare una torsione, la mano sinistra prende il ginocchio senza poi spostare le ginocchia che devono rimanere belle centrali, sgabello e ginocchio, vuoto, fuori l'asse. E dall'altra parte. Lo sguardo ci aiuta davvero a portare il corpo a fare un movimento più grande nella stessa direzione. Spingi sempre i piedi a terra, in modo da creare spazio e da poter avere più possibilità di ruotare su, su. Torniamo al centro. Adesso faremo un esercizio che ci aiuta ad attivare il nostro centro, la nostra pompa biologica, proprio dove ci sono tutti i nostri organi interni, vitali. Andiamo a smuovere un po' la nostra energia, la nostra muscolatura, ma con questo esercizio andiamo proprio a toccare particolari punti muscolari profondi. Quindi, allora immaginate, facciamo con la mano, con le mani, scusate, questo movimento per aiutarci a visualizzare quello che dovrebbe fare il nostro obiettivo. Allora, una mano sopra l'altra fa questo, è come se disegnassimo un ovale. Quindi si alza, immaginate quindi l'ombelico come calamitato dal vostro palmo della mano, si alza e si abbassa arrotondando la schiena, si alza e si riabbassa arcando la schiena. Quindi curvo la zona lombare e arco, ma in realtà è l'ombelico che vuole salire e scendere, spingere l'ombelico verso il suo pubblico, sale e di nuovo scende. Quindi questo movimento avanti e indietro lo
facciamo con le mani che ci guidano e ci ricordano che il movimento dell'ombelico non è su un piano sagittale, quindi su un piano solo di lavoro e di movimento avanti e indietro, ma io devo provare più possibile a disegnare questo ovale, questo uovo. Il resto del corpo dovrebbe rimanere fermo, quindi non stiamo muovendo il collo e le spalle, dobbiamo cercare di isolare questa zona. E andiamo. Ogni volta che tiriamo in dentro l'ombelico, abbiamo un piccolo impulso che parte dalla spinta dei piedi. E insieme a questo movimento, inspiriamo rapidamente. Andiamo insieme. Le onde del mare. Sentitevi fluttuare. Rallentiamo, ma continuiamo, non vi fermate. Andiamo ancora un altro po'. Ma aiutiamo il movimento a diventare più ampio. E insieme buttiamo fuori tutta l'aria e andiamo avanti con la schiena. Lasciamo andare il collo. Se lo vogliamo di nuovo. Mettiamo fuori tutto quello che abbiamo smosso. A destra. A sinistra. Centro. Andiamo proprio a disegnare dei cerchi. Su in alto. Vediamo un po', ma miglioriamo e perfezioniamo il movimento, spingendo di più i piedi, lasciando più le spalle. Occhi chiusi, fermi, immobili, solo per ascoltarsi.
veramente attentamente, scusate. Stiamo le gambe un po', senza unirle, teniamo i piedi sotto le anche però, proprio parallele, teniamo solo una gamba e portiamo il ginocchio ad aprirsi. Andiamo avanti con la schiena, senza chiuderci, sempre puntando l'alto, con tutta la colonna vertebrale voglio salire e voglio andare avanti. Stendo poi la gamba, spingendo fuori bene il tallone, fuori, vado a portare la mia gamba lateralmente con la parte interna del piede che tocca il pavimento, il ginocchio anche vuole puntare il pavimento, il braccio si poggia, la parte proprio dell'avambraccio si poggia tra l'inserzione del femore e dell'anca e porto sull'altro braccio. Vado a guardare in alto, ristendo la gamba avanti, spingendo bene il tallone, crescendo con la schiena su, cambio, vai avanti con la schiena su, ben dritta, stendi la gamba, in avanti, lateralmente. Spingi su sia il gomito che questa zona, spingila in alto e questo braccio spinge in basso la mia zona tra l'anca e il femore. Spingi bene il tallone fuori, cambio. Uno, due, su bene il petto, tre e quattro. E di nuovo cambio gamba, uno, due, spingi fuori bene il tallone, stendi al massimo la tua gamba, rientri laterale, quattro, spingi bene su, il tuo fianco, su, come se qualcosa ti stesse cadendo addosso, tu puoi respingere, e ancora, stendi, spingi, due, spingi fuori sul petto, tre, allunga e su, spingi nuovo, spingi bene il tallone, flex, cambio, oltre, vai oltre, vai oltre, spingi, laterale, montagna che cade addosso e un fratello con il mio braccio fortissimo, di nuovo stendi, metto sulla schiena dove puoi, cambio, poi un metro un po' di più e di nuovo stendi, laterale. Bene,
spero che fino a qui siate riusciti a seguirmi, ma gli esercizi sono abbastanza semplici, questo era un pochino più articolato, sono andata lenta. E so che non vi posso monitorare, ma davvero cercate sempre di eseguire, di fare, di non fermarvi. Ok, andiamo un pochino a sollevare un'anca alla volta. Quando non conoscete bene un esercizio, provate lo stesso a farlo, anche se non avete capito tutto quanto dall'inizio alla fine. La cosa importante è sempre fare i movimenti fluidi, in modo che siamo sempre protette, ma solo facendo pian piano memorizziamo e prendiamo confidenza con il movimento che è estraneo a noi. Saliamo su. Su con il fianco, lo sollevo proprio, giù della volta viene sollevato dallo sgabello. E ci mettiamo di profilo. Ok, questo piede è poco più avanti del ginocchio, il ginocchio punta il pavimento, la pancia non vuole andare avanti, essere già sostenuta, e cerchiamo di imparare un po' di più la gamba, per forza, per me, se non posso stenderla. Quindi tiriamo sull'ombelico e spingendo questa coscia in basso e lontano andiamo a stendere la gamba dietro. Ho tante direzioni sulle quali lavorare, quindi la mia schiena è dritta, il collo è dritto, il tallone spinge indietro, l'ombelico spinge in alto, questa gamba spinge in là, tante cose. Provate a sentire un pochino tutte queste spinte. E ripeta. Stendi. Prova a stendere al massimo. E toglia. Stendi. Inspira, spingere le ginocchia, voglia, stendi, continua senza interruzione, di stendere e piegare le ginocchia dietro. Per un momento prova a staccarti dallo sgabello. Stendi la gamba avanti e piega. Inspiro, stendo. Piego. Mi appoggio e faccio tutto dall'altra parte. Cerchiamo di mantenere il più possibile tutte e due le anche nello stesso asse. Facciamoci un po' difficile, non si scivola. Ok, le mani sempre qui, non vi dico sempre sostenuto. Andiamo con le anche bene in asse, col petto aperto, a stendere la gamba dietro. Stendi più che puoi, allunghiamo bene il bicipite e bicipite, quale bicipite? Il callo, folla. Anche il bicipite lavora tantissimo. Stendi, allunghiamo bene la zona appunto del quadricipite e la zona dello psoas, che va proprio ad allungarsi, che inizia proprio in questa parte, all'interno della nostra pancia, vicino alle nostre ossa delle anche. Spingi. E vado più rapidamente.
prova a staccarti dallo sgabello un po', stringiamo la gamba avanti, inspiro, stendi, inspira, piega, stendi, piega, recupera lo sgabello, allunga bene la gamba dietro e contiamo. Ah, scegliamo un pochino, va? Mani sullo sgabello, attenzione, piedi più lontani in modo da potermi staccare dallo sgabello e piego i gomiti, stendo. Semplice, semplice questo. Cercate di non chiudere le spalle troppo, a costo di non scendere troppo in basso con il sederino. E mi siedo di nuovo e lascio un pochino andare le braccia. Spingiamole fuori, facciamo dei piccoli cerchietti, lasciate anche i polsi. E respiriamo più profondamente. Lanciate proprio. Lanciale, lanciale. Di nuovo. Facciamo un'altra volta. Piedi più avanti. Pronte. Inspiro, espiro. Di nuovo sciolgo le braccia. Rilassiamo. Nella schiena avanti. Giù bene. E allontaniamo un momento il nostro sgabello per fare qualche movimento in piedi per le nostre anche. Proviamo a mettere un po' più di musica. Ok, divarichiamo bene le gambe, pieghiamole leggermente e muoviamo le anche a destra e a sinistra. Più veloce. Andate donne con le ginocchia un po' piegate, eh? Vedete come potete muovervi meglio. E la stessa cosa, vado in avanti col bacino e dietro. Avanti. Dietro. Avanti. Dietro. E rapidamente. Giro.
violato. Tutto il giro, provate proprio a non saltare nessun angolo. Rapide. 2, 3, 4. Se iniziate a fare un po', a bruciare un po' le cosce, tutto giusto perché avete le gambe un po' piegate. Resistete. Cambio. Apriamo le braccia. Uno, due. Piego, stendo. E solo il busto. Il bacino fermo. Dei belle scironi. Andiamo proprio a portare fuori tutto. Tutto col nostro respiro. Facciamo dei cerchi in avanti. Solo il busto. Cambio lato. Cambio. Cambio. Andiamo un pochino a camminare. Ma che a te che non vi faccio camminare? Nel senso, disegnando un cerchio. Dall'altra parte. Andiamo a portare i piedi sotto le anche, le braccia tese in alto e ci muoviamo con la schiena bianca in avanti. Portiamo il busto come a disegnare una tavola. La stessa posizione. Stendiamo le gambe e portiamo le braccia indietro, stendiamo le gambe e portiamo le braccia tese avanti la testa. Sbagliato? Scendiamo completamente giù con la schiena e diciamo, poggiamo le mani a terra, chiudiamo i piedi, chiudiamo solo la gamba destra. Cambio.
e cambio. Tutte due tese. Sui talloni. E giù. Su. Su, su, piega le ginocchia, lascia andare bene il collo, condizziamo 1, 2, 3, stendo 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, stendo. Piega leggermente le ginocchia e piano piano saliamo una vertebra dopo l'altra. Grazie. Olè. Ah, abbiamo fatto questa lezione al caldissimo. Al caldissimo, però ho evitato proprio di fare movimenti troppo rapidi, anche se ovviamente dobbiamo attivare il corpo, quindi un po' guai se non sudassimo. Anzi, ce lo dobbiamo ricordare d'inverno, ce lo dobbiamo sentire sempre così, ben attivo, ben al lavoro. Come va? Guardate chi c'è! Cioccolato! Come state? Ciao, profumino! Eccolo! Ciao! Ciao Romeo, ciao Maria Vittoria, ciao! Si sta lamentando. Ti piace? Ti è piaciuta Sabrina la lezione? Sono contenta, perché guarda, hai visto come si lavora la schiena, le braccia, l'addome? In un'altra maniera, però le gambe, veramente... Da sedute uno dice no, ma non è possibile, invece anche piace tanto, eh? Vero? Sono contenta. Ho sudato tanto, sì, pure io. Ah! Sacco di sali minerali. Vi dico sempre di respirare, respirare, perché butta fuori tutto, ma a volte detto così, poi... Non si capisce bene. Noi siamo un po' come, sia a livello energetico, che linfatico, che sanguigno. Non siamo statici dentro, nel senso, so che lo sapete, però a volte magari ci dimentichiamo perché noi vediamo un corpo statico fuori e invece dentro c'è sempre una rivoluzione, no? C'è sempre un sacco di lavoro. Respirare in questa maniera è un po' come... Mettere, immaginate un vaso che è pieno d'acqua un po' sporca, quando respiriamo in maniera profonda andiamo praticamente a ritogliere tutti i detriti e a mettere nuova sorgente di ossigeno e quindi andiamo proprio a far respirare ogni punto poi del nostro corpo perché lo lavoriamo sempre molto profondamente, quindi l'aria, l'ossigeno arriva proprio nelle parti più profonde. Questa sensazione poi di benessere a fine lezione è data anche da questo, da questa possibilità di respirare di più. Bene, bene. Molto bella. Io? No,
scherzo, scherzo, scherzo. Allora, sono contenta. Domani allora ci facciamo questo nostro incontro finale. E e vabbè, questa è colpa della televisione che ho fatto. Sono rimaste le reminiscenze. Ci vediamo domani, quindi, alla stessa ora, sempre alle 19. Veramente contenta. Ora cerco di mandarvi questo audio vocale che, insomma, mi farebbe piacere che lo possiate vedere, anche se ero al mare, e ve lo dico, ero al mare. Grazie, buona serata.